Buongiorno a tutti, benvenuti a Retail Pills in zona romana. Siamo con GD Week TV. Quali sono i legami tra retail e design e perché zona romana? Zona romana è una zona tipicamente milanese, è una zona commerciale. In questo senso abbiamo individuato anche nel tema delle retail una sorta di humus sul quale costruire anche l'identità di una zona rispettando la sua vocazione. Il design è eccellente nella produzione di prodotti, di idee creative e progettuali sul prodotto. Credo che abbia bisogno di dedicarsi molto al retail del design, dell'oggetto di design. Quindi è un po' un invito a dedicare altrettanta energia creativa e progettuale nell'organizzazione del retail, nel pensare il retail, cioè tutto ciò che c'è dopo il prodotto fino al consumatore. E contemporaneamente quindi è retail per il design, cioè come vendere il design, ma anche il design cosa può fare per il retail. Zona romana, Retail Pills di GD Week TV. Librerie Coop. Come mai questa presenza al Salone? Si tratta di un progetto che amiamo definire un progetto corsaro, un progetto che supera i limiti del retail, che nasce con la volontà di incontrare il mondo del design. Abbiamo pensato di fare degli eventi in cui i designer potessero raccontare attraverso i libri la propria autobiografia. Il progetto delle librerie Coop nasce appunto da uno studio svolto dal retail design al quale noi ci siamo uniti per poi poter procedere allo sviluppo industriale di quanto progettato. Progetti per il prossimo anno? Zona romana continuerà e come? Abbiamo come scadenza poi ottobre che organizziamo Milano Design The City, quindi che avrà un suo legame con questo evento che è proprio dedicato al consumatore, e l'anno prossimo in zona romana continueremo con questo tema e coinvolgendo maggiormente il quartiere.